Social Podcasting, your digital friends. Spesso e volentieri. Ben ritrovati. Oggi vi parlerò dell'anorgasmia. L'anorgasmia, un problema che affligge non poche persone. Questo termine indica la difficoltà a raggiungere l'orgasmo, come è intuitivo, nonostante un'adeguata stimolazione sessuale. E questo accade sia agli uomini che alle donne. Solitamente si distingue tra anorgasmia primaria, cioè quando il disturbo è sempre stato presente, sin dalle prime esperienze sessuali del soggetto, l'anorgasmia secondaria, se compare in un secondo momento, dopo un periodo assolutamente sereno, tranquillo, senza alcun problema, l'anorgasmia generalizzata, quando questo disturbo è presente con qualsiasi tipo di stimolazione, e l'anorgasmia situazionale, quando questa difficoltà si ha con particolari tipi di stimolazione. L'anorgasmia affligge, come ho detto precedentemente, sia uomini che donne, sebbene sia molto più diffusa nelle donne, difatti è da considerarsi uno dei problemi sessuali più comuni per le donne. Studi recenti ritengono che l'anorgasmia sia diffusa nelle donne per il più o meno il 10%. Il 24% di loro prova raramente l'orgasmo, cioè una donna su 4. Non è un dato da poco. E il 12% delle donne non ha mai provato un orgasmo, sebbene abbia una vita sessuale regolare. Ritengo comunque che a questo punto sia necessaria una precisazione. L'anorgasmia non è l'assenza di piacere sessuale o di desiderio sessuale, ma esclusivamente l'assenza di un orgasmo durante un rapporto sessuale. Cioè il soggetto ha una normale eccitazione, ha un desiderio, ma non arriva al culmine del piacere. E l'anorgasmia, come abbiamo visto precedentemente, si può differenziare in diversi modi, ma non solo in quelli elencati. Ad esempio, possiamo avere anche l'anorgasmia masturbatoria, cioè la difficoltà a raggiungere un orgasmo attraverso l'autostimolazione, la masturbazione. L'anorgasmia coitale, quando il piacere risulta irraggiungibile attraverso l'atto sessuale tradizionale, ma è possibile solo attraverso la masturbazione. O anche l'anorgasmia acquisita da urge incontinence, cioè quando il soggetto non riesce a provare il godimento a causa della paura, molto spesso infondata, di perdere il controllo durante l'orgasmo o anche di urinare. Ma quali sono le cause di questo problema? In realtà le cause sono molteplici e l'anorgasmia sembra essere una reazione a diversi fattori, fisici, emotivi e psicologici. Le cause possono essere davvero tante, io ne elenco un certo numero, ad esempio l'ansia da prestazione, il forte bisogno di autocontrollo, la presenza di traumi psicologici e di violenze, anche sessuali, il cattivo rapporto con la sessualità, un'attenzione esclusiva, quasi ossessiva al piacere sessuale del partner, le preoccupazioni per una gravidanza indesiderata, la scarsa autostima e la considerazione del proprio corpo come brutto, inadeguato, l'ansia e la depressione,
lo stress, le pressioni lavorative, l'assunzione di farmaci, non lo dimentichiamo, che inibiscono l'orgasmo come fattori, come i farmaci, ripeto, e l'assunzione di farmaci, non lo dimentichiamo, che inibiscono l'orgasmo come farmaci per la pressione sanguigna, gli antipsicotici, gli antistaminici e gli antidepressivi. Oltre a questi fattori ci sono ancora le credenze culturali e religiose, l'alcol e il fumo, che possono limitare l'afflusso di sangue agli organi sessuali, il senso di colpa per provare il piacere durante il sesso ed anche la mancanza di armonia e di affiatamento nella coppia. Ora, il metodo elettivo comunemente usato per affrontare l'anorgasmia è la psicoterapia d'approccio sessuologico. Durante il percorso si cercherà di comprendere le origini del problema, elaborando queste origini e sviluppando un modo più appagante per vivere la propria sessualità. Solitamente si preferisce, laddove c'è un partner, condurre un percorso di coppia, coinvolgendo appunto il compagno o la compagna nel tentativo di migliorare anche la comunicazione e risolvere possibili conflitti di lungo corso all'interno della coppia. Ovviamente questa è soltanto una breve presentazione di quello che può essere l'anorgasmia. Mi auguro che sia stato di vostro interesse, grazie per il vostro ascolto e a presto, al prossimo podcast. Ciao a tutti! Social Podcasting, your digital friends.